Tribune del BFB Stadion di Dortmund, molti tifosi domani saranno molto probabilmente senza voce. Pierluigi Pardi, Daniela Dani di nuovo in cabina di commento per raccontarvi questo match. Fanno il loro esordio Euro 2024, una vittoria consentirebbe di partire subito bene, sfida che mette contro Italia e Albania. La fase a gironi rappresenta il primo scoglio verso traguardi più importanti, perché sono partite capaci di esaltare ma anche di riservare amare sorprese. Cos'è fondamentale? È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. Italia che manda in campo questa formazione. Gigio Donnarumma tra i pali, Jorginho insieme a Barella al centro e una sola punta là davanti a reggere tutto il peso dell'attacco. Questa è la formazione iniziale dell'Albania. È l'Italia che parava il primo pallone. Federico Di Marco. Jorginho. Palla consegnata a Barella. Frattesi. Di Lorenzo. Perdono il pallone. La capacità di andare in velocità, il dribbling per Chiesa, caratteristica importante, quello che saprà regalare. Ha un tiro, può terminare, non può sbagliare da lì. Hanno cercato subito di sbloccarla, ma pallone che finisce da un po'. Hanno alzato subito la pressione in campo, ora non resta loro che riprovarci. Pellegrini. Palla lunga di Chiesa. Gran palla, può rendersi pericolosa da quella posizione. Ma che gol ha fatto! Un capolavoro! Hanno verticalizzato la perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. E poi riuscito a tenere botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete. Non era facile in quelle condizioni. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0.
pallone in mezzo, colpo di testa che si aspetta sul fondo e l'ha cancellato. Buon lavoro di Marcaccioli in questo caso, gli ha tolto completamente il tempo e lo spazio per prendere la mira e indirizzarla nello specchio. Jorginho, Barella, Barella, palla per Gianluca Scamacca, apre profondo per il compagno, Chiesa, la ritocca su Jorginho, buono il contrasto. L'appoggia su Broia. Calcio d'angolo, sono a caccia del gol del Bari. Qui possiamo rivedere l'azione precedente dalla quale è nato il gol, ovviamente da diversa inquadratura. Ecco Jorginho, Barella, gestiscono il possesso palla nella propria metà campo, non c'è fretta di attaccare visto il punteggio. Di Lorenzo, Aslan, Bairami, qui il recupero del pallone, pressing sul portatore di palla, Frattesi, palla consegnata a Barella, sfuma l'azione degli azzurri. Primo tempo che si avvia alla conclusione, grande incertezza anche del risultato, l'Italia conduce, ma la partita ha ancora molto da dire. Match segnato da un grande equilibrio, nessuna delle due squadre ha evidenziato una netta superiorità, lo dimostra il solitario gol di margine. Partita che a mio avviso, Pier, molto probabilmente sarà decisa dagli episodi. Devono approfittare di ogni distrazione avversaria se vogliono chiuderla nel primo tempo, e per farla decidere dagli episodi devi condizionarli. Altri 120 secondi da giocare. Pellegrini lo gioca su Chiesa. Arbitro che manda tutti negli spogliatoi. Ha giocato un buon primo tempo, ha toccato molti palloni, può crescere ancora nella ripresa. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie al suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Lotta e recupera Jorginho. Aslani, guadagnano metri, si tirano fuori da una situazione complicata qui. Scamacca, analro gli azzurri, Cristian Aslan,
ecco Jorginho, Chiesa, ci sarà il corner per l'Italia, può essere l'occasione per allungare. C'è la sostituzione dunque negli azzurri. Pulito, aspetta che arriva Bersaglio. Palla su Broia. Isai. Buono qui l'intervento della difesa. Possibilità di contravere, attenzione. Occasione, esulta il portiere, fa bene, questo vale come un gol. Un intervento prodigioso sfoderato, molti avrebbero preso gol da quella distanza. Palla recuperata senza problemi dal portiere, ma comunque sottolineato l'ottimo intervento di prima. Ha salvato letteralmente il risultato e si prende giustamente i complimenti dello stadio. Palla toccata in out. Si ripartirà dunque col calcio di punizione contro l'Italia. Si affida la forza fresca. Pellegrini, possesso palla nell'ultimo quarto d'ora sfacciatamente a favore dell'Italia. Insistono, vogliono chiuderlo per non correre il rischio. Effettivamente un altro gol metterebbe con ogni probabilità la parola fine al match. Grazie. Pellegrini. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Fuorigioco segnalato dall'assistente. Ottano per il cambio, pronto a bordo campo per entrare. Siamo entrati nel finale del match con gli azzurri avanti, ma ovviamente hanno bisogno di mantenere alta la concentrazione. La fatica comincia a farsi sentire, Pier, ma non possono volare proprio ora e gettare un vincolo a vittoria che sentono a portata di mano. Poi il calore del pubblico può essere davvero un fattore in questo finale e dare nuova energia a una squadra che ha speso molto. Partita agli sgoccioli può essere una delle ultime occasioni. L'appoggio su Broia, cross fermato dal difensore. Saranno da recuperare 2 minuti. Gianluca Scamacca. È finita. Dunque l'Italia si prende la vittoria in questo match. Una vittoria di carattere arrivata al termine di un match in combattimento. Il successo era grande morale per affrontare con rinnovato entusiasmo i prossimi impegni, ci voleva proprio. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. È stato autore di una prova generosa, mettendo spesso e volentieri in difficoltà la retroguardia avversaria, che nulla ha potuto in occasione del gol con cui ha portato in vantaggio la sua squadra.